finalmente si parte! Anche questa volta sono tornata in Grecia, la mia terza isola greca, la seconda volta nelle Cicladi, destinazione Mykonos. Un'isola conosciuta principalmente per la vita notturna, ma vi devo dire, non credevo che fosse così bello il mare a Mykonos. Questa è una vacanza un po' diversa dalle mie solite, all'insegna del divertimento con le mie amiche. Greta, Erika, Chiara, si vergognano. Che fumano, cercate di smettere che fa male. Bacioncino. E abbiamo ritirato la macchina che avevamo già prenotato in anticipo, ovviamente su Discover Cards. Avevo selezionato proprio il filtro, senza carta di credito o qualcosa del genere. Si paga un pochino di più purtroppo, però eravamo obbligate. Abbiamo speso 430 euro per 7 giorni con due guidatori aggiuntivi. Quindi più o meno, essendo in 4, poco più di 100 euro a testa. Prima del check-in siamo andate a fare una spesa al volo al Flora Markets. È un po' il più fornito, il più grande dell'isola tra i vari supermercati. Sono tutti cari. Tutti, non c'è scampo. E al Flora Market vicino all'aeroporto c'è il DJ, cioè c'è la musica a palla col DJ proprio che mette la musica, cioè anche al supermercato. Io ci stavo morendo, vi giuro. E dopo siamo andati finalmente a fare il check-in. Ci hanno fatto l'accoglienza di persona. Ora vi lascio come ci hanno accolto. The guy's the tree and the people cut the tree. The tree cry. Cry of the tree. Okay. It's only in Chios, is a Greek island, and Mastiha is only in this island. In all the world. Questa è la camera, abbiamo già buttato tutte le cose. Davvero carina. Ah, c'è l'angolino cucina, qua c'è il bagno, il frighino. Ci ha fatto già trovare un sacco di cose. Prenotata su Booking abbiamo speso circa 1500 euro per 6 notti, 7 giorni. Essendo in 4 più o meno 250 euro a testa. E c'era anche la piscina. C'è un patatino, una patatina. Prima scenetta da Kalamakia a Nomera qualcosa, direttamente sul loro sito. Molto 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 buona, super consigliata. Partiamo per la prima serata. Parcheggio proprio avanti, accanto a Little Venice, 20 euro, però vabbè, tocca. In realtà poi abbiamo scoperto tipo l'ultimo giorno che c'è anche un parcheggio gratuito per il centro. Ovviamente però la sera soprattutto è difficile trovarci posto, però ecco, ve lo dico. La zona di Little Venice è una vera chicca, super carina, è piena di localini affacciati sul mare. E lì vicino ci sono i famosi mulini di Mykonos. È molto carino fare almeno una sera lì perché puoi entrare in tanti locali, sono quasi tutti comunque simili. L'entrata è gratuita, poi ovviamente paghi la bevuta e basta sui 15 euro. Ti rompono un pochino se entri e poi non prendi la bevuta, però ecco, magari uno quando ti rompe prendi, esci e poi ritorni dopo. Comunque quello che ci è piaciuto di più in questa zona è il Cerise, non so se si pronunci così, vicino proprio al Negrita, che è quello famoso con i fiori e l'affaccio sul mare, stupendo. Stiamo camminando per le stradine di Mykonos City, super carina, anche di sera. Vero, concordo. Top. Dopo siamo andate al Void, abbiamo pagato l'ingresso 30 euro senza bevuta. Pensavo meglio, sinceramente, le persone erano abbastanza smorte, ma le canzoni erano veramente belle. Se siete molto appassionati della house, poi dipende dalla serata ovviamente. Buongiorno. Gli Asti Beach invece abbiamo pagato 40 euro a persona per il lettino in quarta fila, ma ci sono, vedrai, anche da meno. L'acqua, come vedete, è bellissima. Qui volevamo andare al 180 Sunset Bar, detto mezzo in italiano e mezzo in inglese, il locale famoso per i tramonti con appunto la vista a 180 gradi, davvero bello, dalle foto, perché noi non siamo entrate. Siamo arrivate, come vedete, che era buio pesto. Ci mettiamo 3000 ore a prepararci, quindi non abbiamo visto neanche un tramonto da qualche parte, solo una volta in macchina, il resto proprio da casa. E abbiamo provato comunque ad andare per vedere se si poteva entrare, solo per vederlo un attimino anche di sera. Al minimo di spesa è 30 euro e sinceramente per noi, dato che era sera, non ne valeva tanto la pena, altrimenti li avremmo pagati volentieri, quindi quando torneremo a Mykonos ci andremo sicuramente. Ah,
Il Mediterraneo non ci ha fatto impazzire, ci aspettavamo musica e cose varie, invece niente, mortorio. Poi avevamo prenotato davvero da tanto tempo, siamo arrivati lì, ci hanno fatto aspettare perché non avevano segnato la nostra prenotazione, e molto scortesi, la pizza però era buona, devo dire questo. Pizza parte dai 15 minimo a salire, però c'è anche i primi tipo di pesce di terra e quelli sono sui 30, carucci, come tutto qua a Mykonos. Scandinavian è un altro locale famosissimo, noi siamo state solo fuori, per entrare dentro dovevi pagare e sinceramente non ci ispirava troppo, è pieno di gente anche fuori, quindi se passate di lì 10 minuti, un quarto d'ora, poi andate in un altro locale e tornate lì. Noi abbiamo fatto spesso così e ci siamo comunque divertite. Terzo giorno a Mykonos, per ora bellissima, tantissimo vento, e ora andiamo un po' in piscina. Italians in Mykonos. Stiamo andando al Tropicana, forse il locale più famoso dell'isola, specialmente per noi italiani. Almeno una volta vi consiglio di andarci, da quest'anno è a pagamento, si paga 20 euro, c'è anche la bevuta. Altrimenti potete andare direttamente tutto il giorno proprio al beach club. Quando inizia la serata siete già lì, avete già pagato, credo almeno funzioni così. Unica cosa, attenzione, perché ogni 3 minuti c'è una rissa, si prendono a botte ovunque, quindi mi raccomando, state attenti. Il parcheggio è gratuito, non c'è sempre posto, noi ad esempio l'abbiamo parcheggiata al Super Paradise Beach, credo che in tantissimi lo facciano, quindi no problem. Oggi siamo venuti ad Ajana Beach, qua c'è il bagno, il beach club, e invece qua poi c'è un pezzo enorme di spiaggia libera. Noi siamo sistemate qua. Abbiamo parcheggiato gratis sulla strada vicino a Kalafati Beach, che è famosa per gli sport acquatici, windsurf e cose varie. Comunque, tornando ad Ajana, il mare è stupendo, ancora più bello di quello degli Asti. Primo pita gyros della vacanza. Ma che c'è dentro? Secondo me questo è il kebab greco. Più o meno. La sera siamo andate all'Alemagu, un locale un pochino più di nicchia, stupendo, con delle vibes bellissime che io adoro. Inaspettatamente siamo entrate gratis, senza problemi, senza file. Anche il parcheggio abbiamo avuto fortuna, perché oltre a quello del locale c'è un parcheggione enorme prima di quello a pagamento, e gratis l'abbiamo lasciata lì, nessun problema. La bevuta costa 20 euro. Non pagando il tavolo siamo limitati a una sola zona del locale, però è quella davanti proprio al DJ set, quindi per me top comunque, anzi proprio, cioè ci sarei andata comunque, quindi perfetto. Anche perché siamo andati a vedere i Camel Fat, che io adoro, non vedevo l'ora di fare questa serata e vi giuro è stato stupendo. Ma quella sera non è finita qua, perché abbiamo fatto doppietta, siamo andati anche al cavo. Infatti i locali come Alemagu, Scorpios, Tropicana, Sant'Anna iniziano durante il pomeriggio, cioè tardo pomeriggio, finiscono verso mezzanotte, mezzanotte e mezzo, mentre il Cavo Paradiso inizia da mezzanotte in poi, si tira avanti fino alle 6-7 di mattina. Siamo andati a vedere la serata di Jugel, non so come si pronunci, scusate. Abbiamo speso 55 euro, qui però ovviamente dipende dal DJ che c'è. Avevamo prenotato online molto prima, perché altrimenti il giorno stesso costa di più e se paghi lì costa di più. Il parcheggio del cavo è a pagamento, non so quanto viene, perché noi l'abbiamo messa a quello del Tropicana gratuitamente, poi siamo andate a piedi, che sono neanche 5 minuti. Il giorno dopo eravamo distrutte, abbiamo dormito fino alle 2 di pomeriggio, e mi vedete con il foulard in questo video perché mi sono svegliata con la tonsillite, la mia bella tonsillite. Qui comunque un po' di piscina, loro, io neanche, e poi ci siamo preparate e basta. Adesso andiamo al Sant'Anna a vedere Mammut. Io ho il mal di gola, portatevi le medicine per il mal di gola a Mykonos, perché c'è vento forte. Il parcheggio viene 15 euro ed è proprio accanto a quello dello Scorpios, quindi come vedete c'è da fare un pochino di fila. Sito a Sant'Anna, avevamo prenotato online un bel po' prima e avevamo speso 50 euro per vedere Mammut Oran, che io personalmente non conoscevo, ma è una delle serate, ve lo spoilero, che mi è piaciuta di più, forse quella che mi è piaciuta di più in assoluto. Arrivate lì comunque c'è stata un po' una fregatura, perché abbiamo scoperto che se paghi 50 euro solo per entrare al locale, ma sei delimitato nelle zone intorno alla piscina dove non balla nessuno e dove non c'era un'anima, perché tutti vedevano
le persone ballare solo dentro e quindi pagavano tutti di più per entrare dentro. Anche noi abbiamo fatto uguale, perché altrimenti avremmo sprecato anche i 50 euro, quindi abbiamo aggiunto 20 euro per entrare dove ballavano tutti e dove c'era il DJ set. E pensate un po', la bevuta non è compresa, altri 20 euro. Detto questo, appunto, la serata è stata una delle migliori, inaspettatamente, anche se le persone erano abbastanza smorte, immobili, anche lì molte al telefono, a fare video, però la musica top. Ultimo giorno intero dovevamo per forza andare a provare Kiki's, che è un ristorantino di pesce con una vista stupenda sul mare. C'è un bel po' di fila da fare, ma vi assicuro che merita l'attesa. Abbiamo aspettato tipo un'oretta e qualcosa. Mentre aspetti ti danno da bere il rosé. Abbiamo preso salsa tzatziki, polpo grigliato, pane, calamari grigliati, gamberoni, acqua, vinello e caffè. Abbiamo speso 29 euro a testa, per me prezzo onestissimo devo dire, soprattutto per Mykonos. Personale bravissimo, la vista stupenda, il cibo squisito. Che foto? E poi c'erano i gattini, quindi io proprio adoro questo posto. Dopo mangiato, per digerire, siamo scese giù in spiaggia. La spiaggia quella accanto a Kiki, come si chiama? Sotis. Agio Sotis. Bellissima, acqua stupenda anche lì. Anzi, forse l'acqua più bella tra tutte e tre le spiagge che abbiamo fatto. Stasera andiamo allo Scorpios, non sappiamo se ci faranno entrare, speriamo. C'è rampa stasera. Purtroppo lo Scorpios è stata una delusione totale, ci sono rimasta malissimo perché avevo aspettative altissime. Serata orrenda, l'ultima serata tra l'altro proprio rovinata. Abbiamo fatto tipo 2 ore di fila, 2 ore. E potete ben vedere, ho cambiato location, ho cambiato tutto perché il file di questo video si è danneggiato e è rimasto proprio bloccato a metà, quindi ecco, vi volevo raccontare al volo meglio dello Scorpios. Dicevo che dopo 2 ore di fila siamo riusciti ad arrivare ai buttafuori, che però scelgono per preferenza estetiche e tra l'altro si fanno anche pagare, quindi se non ti fanno entrare perché sei bello o bella, ti fanno entrare perché paghi. Dopo volevamo andare via, siamo rimaste lì tipo un quarto d'ora a parlare con altre persone che erano lì in fila e alla fine ci hanno fatto entrare. Siamo rimaste dentro il locale tipo un quarto d'ora perché era invivibile, eravamo tutti spiaccicati completamente, veramente anche pericoloso oltretutto. Il locale era bellissimo, enorme tra l'altro, però le persone ballavano tutte in una zona. Di solito hanno detto che non c'è questo pienone. Dopo siamo andate a cena in centro a Mykonos e abbiamo guardato le recensioni dello Scorpios e c'era tantissime persone che avevano lasciato una recensione super negativa proprio quella sera. No comment. Ultimo giorno, check out e prima di ripartire il giretto dei negozini in centro per prendere vari souvenir, fotuzze al volo, restituita la macchina e preso l'aereo purtroppo. Alla prossima Mykonos.